Ciao ragazzi, allora, finalmente siamo giunti a questo video di comparazione per tre cavalletti travel, ossia quel tipo di cavalletto che ci piacerebbe che fosse quanto più pratico ed efficace possibile per quanto riguarda il nostro viaggio fotografico. Va detto subito che sto facendo questa cosa non tanto per giudicare il miglior cavalletto per quanto riguarda solo ed esclusivamente l'utilizzo in viaggio, ma cercare di distinguere attraverso le scelte che i produttori hanno fatto quale potrebbe essere meglio per viaggio, quale potrebbe essere meglio per fotografia landscape, per fotografia macro e così via. Quindi, prima di giudicare il video, ti prego di tenere in considerazione questo. Non c'è un vincitore assoluto. A fine video darò una mia preferenza, ovviamente, in base a quello che faccio. Tuttavia, cercherò di essere quanto più obiettivo possibile. Avete visto che la recensione tratta di cavalletti travel, tutti in fibra di carbonio, tutti più o meno pratici, quindi dimensioni contenute, pesi contenuti, eccetera, eccetera. Qua non troverete delle schede tecniche, ve le lascio in descrizione attraverso link, quindi andate e controllate poi con calma di che tipo di cavalletto si tratta. Andremo a vedere nello specifico le varie componenti. Va detta una cosa prima di iniziare ad entrare in questa analisi. Il cavalletto Shiletu ho scoperto che è uguale, preciso identico a un cavalletto Buddhisman, scritto Buddhisman. Molto probabilmente c'è una collaborazione fra i due brand, quindi in realtà stiamo parlando di una comparazione fra quattro cavalletti, di cui uno praticamente identico a un altro. Vi lascio il link in descrizione anche del gemello, diciamo così. Allora, stiamo parlando, io mi sono scritto un po' di cose qua, stiamo parlando di cavalletti travel, appunto, dei marchi Shiletu barra Buddhisman, del cavalletto Higlides e del cavalletto Sirui. Allora, ragazzi, ho suddiviso questa comparazione per stabilità, per affidabilità, per l'utilizzo, la versatilità, la trasportabilità di ogni singolo cavalletto e per dotazione particolare. Partiamo subito dalla dotazione particolare perché, insomma, ogni cavalletto che viene analizzato in questa comparazione ha delle sue specifiche. Anzitutto, sullo Shiletu, la dotazione particolare va sicuramente per quanto riguarda la disponibilità degli accessori previsti, la custodia semirigida, il fatto di avere degli spike lunghi disponibili senza bisogno di doverli montare e smontare ogni volta, il fatto di avere una testa con doppio 360 sia alla base che sulla clamp, è comunque una sfera da 36 e quindi diciamo che lo Shiletu barra Buddhisman si differenzia per questo. Per quanto riguarda l'Higlides, sicuramente la dotazione particolare è il sistema di chiusura delle gambe che possono diventare tre monopiede. Il fatto del contenimento dei pesi, infatti, come potete vedere, anche la testa è strutturata in un certo modo, essenziale, funzionale dai pesi contenuti. Per quanto riguarda invece Sirui, sicuramente abbiamo come dotazione particolare la struttura della flangia che è brevettata da parte di Sirui, quindi è una flangia sotto loro brevetto. C'è una dotazione standard, sì, ma la nota di merito va alla struttura della testa, che anche in questo caso, pur essendo piccola e pur avendo apparentemente delle soluzioni limitate, tuttavia permette sia il 360 che la governabilità della testa con un solo pomello e anche la struttura della clamp ha delle dimensioni contenute, quindi non è sagomata, ma diciamo che permette comunque l'utilizzo della macchina fotografica in verticale senza particolari problemi. Questa è, insomma, la sezione dotazione particolare. Entriamo nel vivo. Stabilità. Io vi ho anticipato la dotazione particolare proprio perché quello che viene adesso, insomma, determina tutta una serie di cose. La stabilità. Se dobbiamo parlare di stabilità,
dobbiamo prendere in considerazione la sezione dei tubi. Come potete vedere, sono strutturate in maniera diversa in tutti i cavalletti, anche se in alcuni, come Sirui e Badisman Shiretu, più o meno della stessa filosofia. L'Iglides è strutturato di modo da non da limitare la flessibilità della gamba stessa. Difatti, se noi abbiamo la parte inferiore delle gambe, ossia la parte terminale dove abbiamo lo spike, con una sezione tubi molto lunga e molto stretta, automaticamente il cavalletto, se andiamo a scattare in certe situazioni in cui abbiamo la risacca, per esempio, del mare che va a sbattere sulla parte terminale dei tubi, oppure se abbiamo un terreno che non è proprio stabile, ma è magari fangoso, oppure comunque è soggetto a dei micromovimenti, così pure il ghiaino, eccetera, eccetera, ecco che avere una struttura della gamba, dei tubi, come l'Iglides sicuramente offre più stabilità. Parliamo anche di flangia. L'altezza della flangia è molto importante. Avere una flangia standard messa nella posizione in cui è messa nel cavalletto Shiretu Badisman non è che sia sinonimo di stabilità, e più o meno al centro, se andiamo a alzare anche la doppia colonna, automaticamente avremo molte più probabilità in certe condizioni di avere del micromosso, e quindi condizioni tipo vento, per esempio, la prima che mi viene in mente. La flangia dell'Iglides è molto alta e l'angolo minimo delle gambe permettono comunque di avere la massima stabilità, quindi la struttura del tubo e il posizionamento della flangia sicuramente sono determinanti. Va detta anche che la flangia del Sirui, essendo sotto brevetto, limita alla grande, devo dire davvero alla grande, la possibilità di avere del micromosso, e quindi anche il Sirui, se non fosse per la sezione dei tubi finale, è decisamente molto stabile. Affidabilità. E qui, proprio perché abbiamo parlato di sezioni tubi, sistema di chiusure gambe, la situazione si ribalta un attimo. In che senso? Nel senso che lo Shiretu, magari per quanto riguarda la stabilità, non è il top, però perlomeno ha un sistema di chiusura classico che ne permette, insomma, l'affidabilità, nel senso che le gambe rimangono chiuse o comunque vincolate, senza possibilità di movimenti strani, anomali. Stesso discorso per quanto riguarda Sirui. Mentre per quanto riguarda l'Iglides, purtroppo quel sistema di chiusura lì, nonostante la struttura della gamba sia progettata in una maniera veramente eccelsa e quindi soggetta a meno vibrazioni, eccetera, eccetera, purtroppo il sistema di chiusura non è per niente affidabile, e quindi c'è il rischio che il cavalletto si chiuda da un momento all'altro, collassi su se stesso e la macchina ce la ritroviamo in terra. Questo assolutamente è una cosa... Io penso che Iglides debba lavorare molto su questo, quindi l'affidabilità purtroppo su Iglides non c'è. La testa sì, assolutamente, le gambe no. Utilizzo versatilità. E qua lo stesso, proprio per quanto abbiamo detto, lo Shiretu Badisman si pone come via di mezzo, nel senso che possiamo utilizzarlo per cityscape, possiamo utilizzarlo per una situazione di landscape molto tranquilla, con la rimozione colonna possiamo utilizzarlo in spazi piuttosto grandi, però anche per delle macro, possiamo utilizzarlo per dei ritratti, non possiamo utilizzarlo se dobbiamo alzare la colonna di tanto e dobbiamo scattare in condizioni di vento, per esempio, non possiamo utilizzarlo in spazi stretti, insomma è una via di mezzo. Per quanto riguarda l'Iglides, sicuramente, sempre se non fosse per questo sistema di chiusura gambe, si potrebbe anche prestare al landscape, si potrebbe anche prestare a insomma situazioni in cui le condizioni meteo non sono eccelse, proprio perché una volta messo lì effettivamente non si muove. Però insomma l'affidabilità, come abbiamo già detto, non è il top. Per quanto riguarda Sirui,
si presta effettivamente a un sacco di cose. Si presta alla macro per le dimensioni molto contenute e per il fatto che da terra ha veramente un'altezza ridicola, quasi quasi è veramente molto compatto. Si può prestare per situazioni di landscape anche non proprio eccelse, proprio perché la struttura della flangia assicura stabilità. Certo, bisogna stare un attimino attenti, nel qual caso abbiamo appunto il terreno non in ottime condizioni, oppure c'è dell'acqua che va a sbattere sui piedi, quindi consiglio di chiudere l'ultima sezione, quella prossima agli spike che oltretutto nel Silhouette non ci sono, tra parentesi, però sui piedini, diciamo così, consiglio di chiudere quella parte lì e di utilizzare la penultima sezione. Questo lo sacrifica un attimo in altezza, già non eccelle in altezza, però diciamo che possiamo arrangiarci così. Quindi, tutto sommato, fra tutti, direi che su questo Sirui la spunta. Poi viene Shield to Buddiesman e High Glides, se non fosse per il sistema di chiusura, sarebbe il primo, ma purtroppo è di nuovo l'ultimo. E quindi utilizzo versatilità, sicuramente Sirui. Detto questo, in conclusione io vi lascio i prezzi qui e vi dico un attimo la mia. Se io dovessi scegliere un cavalletto per un viaggio che mi possa offrire la possibilità di fare landscape, cityscape, ritratto, macro, still life, roba del genere, quindi non solo un cavalletto per farmi un viaggio, ma anche un cavalletto da utilizzare in altre situazioni, il più adatto per quanto mi riguarda è il Sirui. Viene poi lo Shield to Buddiesman e per ultimo viene, ahimè, High Glides. Purtroppo questo, ripeto, è un giudizio mio personale, compromesso dal fatto che High Glides non offre affidabilità per quanto riguarda il sistema gambe. Sicuramente se avessero adottato, mi pare che in catalogo hanno qualcosa, se avessero adottato un tipo di chiusura standard delle gambe abbinato al tipo di cavalletto che mi è stato fornito, molto probabilmente High Glides l'avrebbe spuntata su tutti, ma così non è. Quindi la mia preferenza va al Sirui. Per il resto spero di essere stato quanto più chiaro possibile. Se avete dei dubbi, delle curiosità in merito e io non ho trattato l'argomento, fatemi sapere con un commento sotto al video. Noi ci vediamo alla prossima comparazione o recensione, quello che è. Ciao Bichokuzu! Grandi, eh?